il rinvio dell'estremo difensore del Latina, Alessandro Iacobucci. Attenzione, Jonatas, lo spunto, tre quarti, Jonatas, il destro, rete, Latina in vantaggio, 27 minuti di gioco. Nel corso del secondo tempo si è fatta trovare impreparata la squadra di Pasquale Marino, troppo lunga, troppo larga, tra le linee, dopo la torre di Crimi c'è stato un rinvio dalle retrovie. Torre di Crimi, Jonatas ha preso il tempo, ha anticipato Schiavi in uscita e poi dai 22-23 metri ha caricato il destro, in realtà non irresistibile, che ha sorpreso nettamente l'estremo difensore del Pescara, Emanuele Belardi. Cambia la situazione, cambia il punteggio. Allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, Latina in vantaggio con il gol dell'ex, fischi a volontà, tutti meritati all'indirizzo della squadra di Pasquale Marino. Nuova sconfitta interna, crisi conclamata, il Pescara non vince dalla prima giornata, lo sguardo preoccupato, deluso di Capitan Balzano, Pescara 0, Latina 1 al 27esimo della ripresa. Jonatas va in appoggio anche Politano, converge il numero 7 della Pescara, autore di una grandissima partita a Cittadella, c'è il fallo di uno dei tre ex in campo della partita, vale a dire Andrea Rossi. Politano, la battuta, il tentativo di testa di Nielsen, se non andiamo errati, la palla che sfida di un niente alla destra della porta difesa da Farelli. Vediamo Nielsen nell'apertura per Pucino, parte il traversone, Politano, attenzione, lo spunto in aria, palla in mezzo, Melchiorri, rete, Pescara in vantaggio, ottavo minuto del corso del primo tempo. Azione fantastica ancora di Matteo Politano, rivediamo l'azione davvero molto bella di Politano, protagonista di uno spunto davvero pregevole, e poi ha completato l'opera Federico Melchiorri, grande opportunista, guizzo rapidoso, secondo gol in maglia biancazzurra. Angelo, attenzione, lo spunto, palla in mezzo, liscio clamoroso di Zuparic, blocca il pallone Fiorillo, che brivido al minuto 18, quasi 19. Pucino verticalizza, poi attenzione Nielsen, Politano, il lancio, la volée di Melchiorri. Che peccato, non è riuscito a dare potenza alla sua conclusione, non era facile. Dunque sempre in attacco il Pescara, il velo di Melchiorri, attenzione, Pasquato là destro, facile preda di Farelli, altra buona opportunità, giusta la decisione dell'arbitro di assegnare il calcio di punizione alla formazione ospite, attenzione Pettinari, solo tiro, rete, 1-1, il pareggio della Latina. E c'è stata un'altra ingenuità, un lancio centrale di facile lettura, sono saltati, se non vado errato, Sforzini e Pesoli, rivediamo, infatti toccano forse entrambi il pallone. La chiusura in netto ritardo da parte di Zuparic e di Grillo, e dunque il destro di Pettinari riesce solo a deviare il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo. Vediamo lo scatto di Melchiorri, uno contro uno con il numero 15 della Fiore, subito il raddoppio di marcatura, c'è anche Rossi, attende l'ausilio di qualche compagno di squadra, parte il traversone, interessante Bjarnason, buon lavoro, lo scarico per Grillo, attenzione Grillo, lato corto, il cross, colpo di testa di Nielsen, si alza bene ma non trova la porta di testa, il cross di Guana, attenzione, vediamo Melchiorri, va giù in area, forse ha anticipato Angelo. Melchiorri a terra, l'arbitro opta per la punizione in favore del Latina, vediamo. Eh sì, calcio di rigore netto, l'arbitro non l'ha visto, il fallo da rigore di Angelo che rifila proprio un calcio a Melchiorri che lo aveva anticipato, lancio millimetrico per il suo compagno di squadra, fallo molto brutto direi di Bruno che è stato già ammonito nel corso del primo tempo ai danni di Bjarnason, l'arbitro lascia proseguire, viene graziato Bruno, palla che viene recuperata caparbiamente da Nielsen, altro fallo di Bruno, questa volta da Tergo in scivolata, eh sì, è entrata a forbice da Tergo ai danni di Nielsen, qui c'era tutta l'ammonizione, Latina sarebbe rimasto in 10 uomini, giro palla Pesoli, Zuparic a sinistra, viene chiamato in causa Fabrizio Grillo, ultime possibilità per il Pescara, bella questa azione, c'è il cross di Caprari, scivola un giocatore della Latina, incredibile occasione del gol, fallita da Matteo Politano, era scivolato il capitano Milani, molto più di un rigore in movimento, davvero clamoroso, scivola Milani che colpisce il pallone di testa, praticamente la giusta per il sinistro di Politano che colpisce malissimo, da posizione più che privilegiata, che occasione, triplice fischio di Vano Pezzuto di Lecce, finisce 1-1 tra Pescara e Latina.